A parte il fatto che commentare un 6-0 è quasi come commentare un amichevole, però partiamo subito da alcuni concetti e presupposti che penso che qualcuno possa dire. Allora, la Fiorentina stava già sul 2-0 ed era padrona del campo quando ancora eravamo 11 contro 11, quindi via sta polemica che l'espulsione ha condizionato la gara. Sicuramente l'ha condizionata, ma la Fiorentina era partita maluccio, il Lecce un pochino meglio, ma poi siamo venuti fuori. Sicuramente qui do ragione a chi dirà che la Fiorentina ha colpito nel miglior momento del Lecce. Ora, miglior momento del Lecce, parliamone. Però sicuramente sono venuti fuori due gol in cui il Lecce ancora era in partita. Fine della polemica. Poi è un 6-0, sì, 11 contro 10, c'è poco da raccontarsela. Ansia per Gudmundsson, vediamo, accertamenti medici, domani sapremo meglio. Ken sembra soltanto una botta e me lo auguro che comunque poi è rientrato in campo. Comunque oggi è una bellissima domenica perché un 6-0 in Via del Mare col famosissimo Lecce dei talenti scoperti da Pantaleo Corvino che trova lui tutti i talenti. Io ho sempre detto che Pantaleo Corvino ne compra mille, ne esce uno. La Fiorentina vince 6-0 meritatamente. Grande prestazione, come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi a questo canale. Seguitemi su tutti i miei social, dove li trovate i social, li trovate sotto in descrizione. E chi trova sono in descrizione anche gli amici di Space Viola come sempre. Condividete questo video, commentate questo video, un like e la campanella per farmi capire che vi garbano e per non perdere, ma soprattutto non dimenticatevi di cliccare su entrambi i tre link di Eneba.com, il nuovo sponsor, ovviamente che parla di gaming, di card. Scusate, di card gaming, di voucher, gift, insomma, un mondo enorme per gli amanti del gaming, soprattutto per i videogiochi, ovviamente, anche quelli del mobile. Detto questo, allora, Fiorentina vince 6-0, è una grande vittoria, terzo risultato utile consecutivo, perché ci metto anche lo 0-0 con l'Empoli, quindi la Fiorentina non perde da tre gare consecutive. Sarebbe troppo facile dire testa ora la Conference League, perché bisogna analizzare com'è partita la Fiorentina. Devo dire che mi sono piaciuti tutti, ma devo fare una menzione particolare per Beltran che è entrato al posto di Gudmundsson ed ha subito avuto un impatto molto positivo alla gara. Chi mi è piaciuto un cappellino meno è Adli, l'ho trovato molto lento, molto macchinoso e forse un po' troppo propenso a prendersi dei rischi. Per il resto mi è piaciuto Bove, Cataldi, grandissima punizione, grandissimo gol da fuori area, menzione particolare anche per Colpani ragazzi, il quarto gol è da figurine panini, cioè da metterlo il prossimo anno sulla sigla della Serie A perché fa un gol al volo pazzesco. È vero che il Lecce aveva già mollato la preda, però fa un gran bel gol, grande prestazione di Dodò come sempre, un motorino su quella corsa di destra, bene anche Gosens, ogni tanto qualche ritardo, la difesa, tanta ammunizione, è stata una partita molto maschia, buttata molto sul fallo, secondo me ci potrebbe anche stare un'espulsione su Ranieri, su quella mano, su quel gomito alto, perché effettivamente va parecchio col gomito alto e secondo me si disinteressa anche del pallone, quindi se ci fosse stata l'espulsione per Ranieri non avrei avuto nulla da dire. L'arbitro ha valutato così, le decisioni vanno rispettate nel bene e nel male. Ci prendiamo questi 3 punti dopo la grande vittoria contro il Milan per 2-1 la 2 settimane fa. Ritorniamo dalla sosta con grandi indicazioni, ovviamente con la Conference c'erano girandole di cambi. Ovviamente c'è apprensione per Gudmundsson, cioè nel senso la vittoria di oggi è un po' macchiata da questo stiramento, flessore, risentimento muscolare. Strappo, non lo so, mi auguro che gli accertamenti ci dicano che non è nulla di grave, come gli accertamenti verranno fatti anche a Moise Kean, perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Beltram ha risposto molto bene, ci mancherebbe altro. Mi fa molto piacere anche per l'incursione di Parisi, questo gol, autogol, ora vedremo come verrà valutato, però grande iniziativa dell'ex Empoli che non trova spazio, per oggi l'ha trovato e ha timbrato il cartellino. Sottile, il classico Sottile, qualche buono sprazzo, poi là davanti non lo so, ha sempre si dimentica qualcosa. Io boh, vabbè. Per il resto la difesa mi è piaciuta. Devo fare un'altra menzione. Comuzzo, io ve l'ho sempre detto, in questo momento non è per me in questo momento, è già da diverse settimane che per me Comuzzo è il giocatore che dà più sicurezza là dietro. Comuzzo e Ranieri è una grande coppia difensiva nell'attesa di ritrovare Pongracic, che sembra non arrivare mai. Vi ho detto che probabilmente dovrebbe entrare entro la terza sosta per la nazionale, quindi ancora di tempo ce n'è. Surclassato anche quarta, che ovviamente verrà impiegato sicuramente giovedì in Conference League, dove ritroveremo Biraghi, dove probabilmente ritroveremo Kayode, insomma sicuramente troveremo tanti giocatori che hanno trovato meno spazio. Mi fa piacere anche molto per Richardson, che secondo me avrà spazio da trovare proprio giovedì. Mi è piaciuto l'impatto, però chi mi ha sorpreso di più come impatto è stato sicuramente Beltram, è entrato quasi a freddo a sostituire Gudmundsson, comunque un giocatore che insomma non è facile sostituire Gudmundsson. Chi invece ha avuto secondo me un impatto al di là dell'assist per il
il gol di Beltran proprio del 5-0, Kwame. Secondo me tanti palloni sbagliati, tanti agganci sbagliati. Ecco, una cosa che non ho ben capito di questa Fiorentina è che si è fatto tantissimi retropassaggi, anche in fazzoletti di campo quando avevamo terreno per poter andare avanti. Abbiamo provato a giocare sempre di prima e questo mi piace, perché vuol dire velocità di manovra, però molto spesso questo gioco di prima ci ha portato a fare dei passaggi all'indietro che hanno regalato il pallone agli avversari. Detto questo, è un 6-0, quindi ragazzi, prendiamocelo, c'è poco da chiacchierare, c'è poco da dire, è una, cioè, una grandissima vittoria. Che ci dà tanta fiducia. De Gea imbattuto, subito due tiri se non sbaglio De Gea. Al di là di questo, ho visto una grande squadra, ho visto una squadra corale. Per certi versi è stata anche una partita forse anche un po' stanca ad un certo punto, quasi noiosa sotto un certo punto di vista, perché il Lecce secondo me è veramente poca cosa. Il Lecce del grande Pantaleo Corvino che ha fatto qui e lì, ma che... E al di là di questo, lo sapete, la mia opinione su Pantaleo Corvino la conoscete, quindi ha fatto bene, fa bene, però non venite a dirmi che è il miglior direttore sportivo, perché non lo è. Lui sa fare bene le giovanili, lui è il direttore sportivo dedicato alle giovanili, non alle prime squadre. Questa è la mia opinione. Al di là di questo, ho visto una squadra che ha fatto fatica all'inizio, perché ho visto un Lecce che subito propenso, veloce, recuperava palloni, si sovrapponeva e ci superava in superiorità numerica. Poi la Fiorentina piano preso ha preso gamba. Il gol di Cataldi, non voglio dire a freddo, però il gol di Cataldi in un momento in cui Lecce spingeva sicuramente ha portato il Lecce a scoprirsi un pochino di più. Il grande gol di Colpani, su quel pallone che torna indietro e lui arriva di prima, due gol di prima tra l'altro di Colpani, quindi complimenti a Colpani. Se sono questi colpi di Colpani, fanne di più, caro mio Colpani, di colpi che sono nelle tue corde. E grande punizione anche di Cataldi, cioè ragazzi, Biraghi in panchina, ma Cataldino ha disegnato una punizione roba da... Cioè, se poi vado a pensare che Cataldi è stato uno scarto della Lazio, se vado a pensare che Bove era uno scarto della Roma, ragazzi, stanno facendo benissimo. Anche Adli, ripeto, ha iniziato maluccio, non mi è piaciuto, si è un pochino ripreso, però ogni tanto qualche defiance Adli l'ha dimostrata. Tante ammunizioni, qualcuno dovrebbe anche saltare la prossima gara di campionato. Comunque, detto questo, ragazzi, prendiamoci su questo 6-0 in Via del Mare contro il Lecce, allenato da Gotti. Noi ci vediamo domani per il giorno dopo, vediamo se usciranno notizie su Gudmundsson e su Ken, dove sarà focalizzato ovviamente il mio video, e poi sicuramente tra martedì e mercoledì uscirà il video dedicato alla Conference League. Ripeto il risultato: Lecce 0, Fiorentina 6, manetissima viola, per una domenica che ad oggi è veramente a tinte viola.